Buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi della Color Therapy di Astra, una collezione in cui la luce gioca un ruolo fondamentale nell'espressione dell'io più profondo, creando riflessi sorprendenti. Collezione che io ho ricevuto direttamente dal brand, che ringrazio immensamente, all'interno di questa splendida box che vi ho mostrato negli ultimi giorni abbondantemente su Instagram e che è composta da 5 illuminanti e 6 ombretti liquidi che catturano la luce e anche lo sguardo e consentono di creare dei look super glowy, perfetti anche per le feste in arrivo. La collezione è già disponibile e anche in promo, perché potete usufruire fino all'8 novembre del 15% di sconto, quindi sui prodotti della collezione, utilizzando il codice therapy15 al checkout sul sito astramakeup.com. ma direi di cominciare quindi a scoprire, a vedere nel dettaglio questi prodotti, e cominciamo quindi con gli ombretti che si chiamano Chromo Therapy, che è quindi un ombretto liquido che è ispirato alle superfici scintillanti di un laboratorio alieno. Il packaging è molto bello, hanno una, come vedete, questa forma quindi squadrata con un tappo che è sfumato dal viola all'argento, e hanno praticamente un applicatore a spugnetta piatto e morbido che trattiene e rilascia la giusta quantità di prodotto sulle nostre palpebre. Io non vedo niente, però insomma spero che stiate vedendo per bene la forma di questo applicatore, che è veramente morbido e facile quindi da utilizzare. Ora, si tratta quindi di ombretti dal finish iridescente ad effetto multidimensionale, che possono essere utilizzati sia da soli per rivestire quindi la palpebra di riflessi, ma anche sovrapposti all'ombretto già esteso in precedenza, quindi come top coat. Hanno una texture cremosa che scivola sulla palpebra, con una formula a base d'acqua che dona una piacevole sensazione di freschezza e garantisce una lunga tenuta in condizioni di comfort. Sono facili da utilizzare perché bisogna semplicemente rilasciare il prodotto sulla palpebra direttamente con l'applicatore e poi procedere quindi tamponando con il polpastrello per spandere il colore e creando quindi l'effetto luminoso desiderato, diffuso o localizzato, per esempio per creare dei punti luce al centro della palpebra. Sono ben pigmentati, hanno una stesura uniforme e sono quindi molto luminosi e scintillanti, quindi creano bellissimi giochi di luce sulle palpebre. Sono stratificabili, quindi potete ottenere da un sottile praticamente luccichio fino ad un audace effetto metallico. La durata è fantastica, si fissano e non si muovono, non vanno nelle pieghe e non tendono a seccare la palpebra se non utilizzate ovviamente troppo prodotto, quindi se non esagerate con gli strati. Ma direi di vedere subito quindi le 6 colorazioni disponibili. Ed ecco gli swatches, quindi, di questi 6 meravigliosi ombretti liquidi super scintillanti, perfetti per chi ama brillare, che potete trovare nel dettaglio anche in un reel sul mio profilo Instagram. Ora, vi dico subito che descrivere le colorazioni non è semplice, perché come sicuramente si nota insomma anche dagli swatches, sono ombretti ricchi di riflessi e cangianti, quindi cambiano veramente a seconda della luce. Comunque, il numero 01 si chiama UV Placebo ed è un argento tortora chiaro dal finish quindi metallico. Il numero 02 Anesthetic Glow è un color champagne oro chiaro e freddo. Il numero 03 si chiama Psycho Chromatic ed è un rame rosato dorato a seconda della luce. Il numero 04 si chiama Surreal Utopia ed è invece un rosa chiaro freddo, ma a seconda della luce questo tira fuori riflessi oro, lilla, è veramente super cangiante e anche bellissimo. Abbiamo poi il numero 05 che invece si chiama Dark Muse ed è un ombretto veramente degno di una sirena, è un azzurro chiaro con riflessi fucsia lilla su una base calda. E infine abbiamo il numero 06 che si chiama Meta Wellness, è quello che ho utilizzato oggi per il look, quindi sulla mia palpebra mobile potete vederlo, ed è praticamente un top metallico. Questo è il più metallico e anche il coprente, praticamente più coprente di tutti, ha proprio un effetto, come vedete, specchiato, stupendo, e questo è il mio preferito, perché comunque io preferisco sicuramente il finish più metallico che è glitterato, però devo dire che mi piace particolarmente anche il numero 04 perché è veramente camaleontico. Comunque io adoro gli ombretti, questa tipologia di prodotto, quindi gli ombretti metallici, e quindi questi veramente li ho amati fin dalla prima applicazione. Mi piacciono tanto da soli, quindi utilizzati, tamponati su Prime
primer sulla palpebra per look semplici ma luminosi, e mi piacciono tanto anche per completare dei look più strutturati, quindi magari come punto luce al centro della palpebra o per piccoli dettagli grafici o anche per illuminare, come ho fatto oggi, l'angolo interno dell'occhio. Ho utilizzato in questo caso il numero 01. Sono ombretti non solo belli swatchati, ma belli come resa anche applicati. Consentono quindi di creare innumerevoli look e donano questo effetto quindi scintillante, iridescente, quindi multidimensionale, che non passa inosservato. E un'altra caratteristica che mi ha colpito molto di questi ombretti è che non sono assolutamente difficili da struccare, quindi vengono via facilmente la sera senza stressare la palpebra. Io non ho problemi di palpebra oleosa e quindi su di me, devo dire, insomma, non ho assolutamente problemi di durata, quindi durano veramente inalterati per tutto il giorno. La palpebra resta morbida sempre se non utilizzate troppo prodotto. In questo caso, insomma, vi assicuro che, come dire, per questa tipologia di prodotto la dose, quindi la quantità utilizzata, è davvero fondamentale per una buona resa. Quindi non fate troppi strati per non rischiare l'effetto palpebra secca in carta pecorita. Quindi nelle giuste dosi, assolutamente un ombretto che lascia la palpebra quindi liscia e morbida. Non fanno fallout, non si sgretolano, quindi assolutamente una resa che mi ha stupito in positivo, che ha superato le mie aspettative, considerando anche che io, è vero che non ho una palpebra oleosa, ma ho decisamente e sicuramente una palpebra matura. Quindi veramente, se amate gli ombretti luminosi, metallici, scintillanti, questi provateli, perché insomma sono veramente splendidi, una vera bomba. E passiamo al secondo prodotto, quindi, che fa parte di questa collezione, che si chiama quindi Light Therapy, quindi l'illuminante liquido studiato per donare una luminosità eterea, quindi ed elegante. Il packaging è bellissimo, Tilbury Style, quindi abbiamo questo tubetto sfumato, quindi dal rose gold al rosa corallo, veramente super chic, molto raffinato. E sono dotati questi illuminanti di un utilissimo, di un pratico, comodissimo applicatore, quindi cushion morbido, quindi a spugnetta, che rende veramente molto semplice sia dosare il prodotto che tamponarlo sulle zone quindi desiderate. Per utilizzare questi illuminanti bisogna ruotare l'applicatore su on, applicare, quindi stendere l'illuminante sugli zigomi, sul ponte del naso, sull'arco praticamente di Cupido, e una volta terminata l'applicazione bisogna andare quindi a ruotare l'applicatore su off. La formula è arricchita emolliente, perché è arricchita con umettanti, e hanno una texture, quindi in crema, che è praticamente a metà strada, insomma, fra la crema e il gel, che rende veramente semplicissimo applicare e sfumare il prodotto. E hanno anche un gradevolissimo profumo fruttato, dolciastro, veramente piacevole e avvolgente. E sono disponibili in 5 colorazioni, di cui 2 blush. Direi quindi di vedere subito i 5 colori, così poi vi dico che cosa ne penso. Allora, il numero 01 si chiama AI Champagne ed è un color champagne dorato, classico e raffinatissimo, che ho utilizzato per il look di oggi. Il numero 02 si chiama Fille Rosé ed è un rose gold. 03 è il colore che si chiama Mainstream, che è praticamente un bronzo. Poi abbiamo il numero 04, Serotonin Peach, ed è un pesca ramato. E il numero 05 si chiama invece Cognitive Pink ed è un rosa antico, un rosa, come vedete, polveroso e smorzato. Ora, gli ultimi due sono chiaramente i 2 blush e sono veramente fenomenali. Questi colori sono stupendi, sono elegantissimi, sono molto trasversali, adatti a tante carnagioni, ma nello stesso tempo non scontati. Io non avrei saputo fare meglio, e devo dire che sono perfetti anche utilizzati come prodotto unico, blush illuminante, come si dice dalle mie parti, una via e 2 servizi. La texture di questi illuminanti è veramente facilissima da sfumare, si fonde perfettamente con la pelle senza lasciare residui, è sottilissima e asciutta ma non secca. Io comunque cerco di evitare di applicare troppo prodotto per evitare appunto che possa andare ad evidenziare la texture della pelle. Il finish è luminoso ma non glitterato, non scintillante, donano veramente un bellissimo bagliore. Sono perfetti questi illuminanti per illuminare quindi i punti strategici, quindi del viso,
viso donando il giusto skin glow, quindi una luminosità, uno splendore naturale ed elegante. E chi ama comunque i finish luminosi e scintillanti veramente impazzirà per i prodotti di questa nuova collezione Astra. Io li adoro, io veramente ho il debole per questa tipologia di prodotti, d'altra parte insomma non a caso mi chiamo Lady Glow e ho apprezzato tantissimo, devo dire, sia le colorazioni proposte per questi prodotti ma anche le formulazioni, quindi veramente assolutamente prodotti per me super validi. Astra si conferma un brand che merita tantissimo, veramente un orgoglio italiano, un'azienda che mi stupisce sempre di più perché cresce praticamente lancio dopo lancio e come sempre il rapporto qualità prezzi è ottimo, quindi davvero se amate i finish appunto luminosi, se volete brillare quindi per queste feste in arrivo, provate questi prodotti perché meritano. E vi ricordo che fino all'8 avete anche il 15% di sconto su prezzi che sono già assolutamente convenienti, quindi un'occasione da non perdere. Prima di salutarvi volevo ricordarvi, dirvi più che altro perché so che me lo chiederete, quindi vi precedo, che sulle labbra indosso la combo 04 Magnolia della linea Pure Beauty, sempre di Astra Makeup, quindi lipstick e Pure Beauty Lip Pencil. Direi che ho detto tutto, fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate di questa nuova collezione, se avete già acquistato qualcosa o se avete intenzione di farlo e tutto quello che volete giù nei commenti. Io vi mando un grosso bacione e ci vediamo alla prossima.